È questa la pietra miliare del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Cesare Beccaria, nel XVIII secolo, la seconda parte del 1700, scriveva, probabilmente con l'aiuto quantomeno spirituale di Pietro Verri, dei delitti e delle pene. È epoca illuminista, epoca di Voltaire. E Voltaire ammonì che il grado di civiltà di un popolo si misura dalle condizioni delle sue carceri. Dopo circa 200 anni, la Costituzione, la nostra Costituzione, prima fra tutte e ancora oggi tra le migliori sotto questo punto di vista, indica, per quanto riguarda l'aspetto penale, l'attenzione dovuta al reo, al condannato, a chi ha sbagliato. Colui che ha sbagliato, colui che è stato irregolare, è vissuto nell'illecito o ha provocato un episodio illecito, non merita la mera chiusura in un carcere, non merita che si debbano buttare via le chiavi della cella nella quale è rinchiuso. Merita una punizione tanto quanto merita una rieducazione, un riequilibrio delle sue sintonie sociali. La società è una società che probabilmente, in questo caso ovviamente parliamo della propria società, della società di appartenenza, è una società che probabilmente non ha assistito nella sua crescita, nel suo percorso di vita, colui che ha sbagliato. Non vi è dubbio che nel comportamento umano, ormai ci sono gli studi fondatissimi per i quali il comportamento non è mai del tutto individuale, ma è il derivato in tutto o in parte delle condizioni nelle quali il soggetto nasce, cresce, si sviluppa e entra in rapporto con la società. È la società che parla al nato, non è il nato che parla alla società. Il dialogo, la dialettica è imposta dalla società, non da colui che nasce e che si introduce. E in questa dialettica ci sta anche il linguaggio giuridico, il linguaggio sociale, l'educazione. Questa nuova e forte riformulazione educativa che la stessa legge 92, quella che in Italia ha introdotto fondatamente l'educazione civica, è proprio il momento con il quale la società si fa presente nella vita della persona, dandogli i caratteri, i crismi, le impronte della giuridicità. Senza di esse, condannare l'individuo vuol dire lasciarlo solo, in una pena che probabilmente non è il solo a meritare. Ripeto che il concetto della pena, che in questo caso viene assegnato a una persona, è un concetto che ha una indubitabile e meritoria funzione retributiva, vale a dire condanna, affligge, punisce colui che ha commesso il reato. Ma non possiamo dimenticare anche che accanto a lui c'è tutta una grossa fetta sociale, che è l'ambiente nel quale è vissuto, che probabilmente non lo ha indotto a non commettere il reato. A questo punto occorre anche rieducarlo, recuperarlo, riportarlo nelle condizioni di equilibrio sociale, come si diceva prima. Già
Beccaria nel suo testo ammoniva, e parliamo di 200 anni fa, che le leggi sono le condizioni con le quali uomini indipendenti e isolati si unirono in società, perché erano stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di poter godere finalmente una libertà che non fosse resa inutile da incertezza, da disordini, da irregolarità, una libertà da conservare. Essi uomini ne sacrificarono una parte di essa libertà per goderne il restante, con sicurezza, con tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascuno forma la sovranità di una nazione. Consiste nello stato di certezza e di libertà di esercitare queste porzioni con sicurezza. Ecco perché lo Stato deve intervenire quando vi è un'irregolarità, per assicurare la garanzia di queste porzioni. Ma a questo punto Beccaria si pone un problema di proporzione, ossia si pone un problema che non soltanto la pena deve essere proporzionata al delitto commesso e quindi misurata, ma deve avere anche una funzione sociale. E in queste considerazioni allarga il campo dal legislatore, cioè colui che deve disporre la pena in termini edittali, vorrebbe dire teorici, a colui che si preoccupa di svolgere le attività processuali ed infine alla esecuzione della pena. Sono tre i momenti: quello di previsione, quello processuale e quello di esecuzione. E si preoccupa davvero soprattutto di stigmatizzare la tortura. Noi ritroviamo nel testo di Beccaria una preoccupante analisi della tortura, laddove egli dice, e leggo testualmente: una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura. Mentre si forma il processo, cioè la tortura in fase di costruzione o di ricostruzione del fatto, per costringere l'imputato, l'incolpato, a confessare un delitto, o per scorgerne le contraddizioni tra un dichiarato e l'altro. Ma è chiaro che Beccaria sta dicendo: con la tortura noi abbiamo un soggetto che comunque costringiamo a dire qualcosa pur di lievitarsi la tortura, non perché sia verità. Quindi è uno strumento inadeguato, oltre che incivile. Ma preoccupatosi di queste punizioni che vanno a finire corporalmente sul processato, sull'imputato, sul colpevole, poi giunge a dover indicare nella pena come qualcosa da rispettare la persona. E questi semi distribuiti a Beccaria arrivano, come dicevamo prima, ai nostri giorni, dove si distingue da un punto di vista edittale, cioè previsionale, una funzione propositiva della pena, o meglio ancora preventiva. Io non faccio questa cosa perché preventivamente mi preoccupo di dover scontare una pena. O ancora, un altro aspetto è quello della applicazione giudiziale, che vorrebbe dire retributiva da una parte, dove retributiva significa afflittiva, punitiva. Tu hai sbagliato nei confronti della legge dello Stato, tu paghi, retribuisci lo Stato in qualche modo. E si contorna a questa che lo Stato punitivo e recuperativo dall'altro cerca di rieducarti. Ovviamente, guardando lo stato delle carceri attuali, questo funzione è difficile che avvenga. Poi quella giudiziale, cioè quella di applicazione, dove c'è la fase sicuramente retributiva, tu paghi perché hai sbagliato, proporzionatamente, ma paghi, e si affianca subito dopo quella esecutiva, dove è vero che lo Stato ti punisce perché sbagli, ma è anche vero che lo Stato con l'altra mano cerca di recuperarti, di rieducarti.
Qui dobbiamo calarci nella realtà per capire che tutto sommato con il degrado del sistema carcerario italiano, soprattutto per il sovraffollamento, non porta e non comporta di sicuro una possibilità effettiva di rieducazione e di recupero sociale del condannato. In questo modo è difficile che lo Stato faccia capire la sua dimensione sociale e la risocializzazione del condannato, perché si troverà a dover scontare la sua pena all'interno di carceri con tanti altri detenuti, tutti nelle sue condizioni di disperazione e esasperazione, che non coincide certamente con uno stato di pentimento, ma che esaspera l'asprezza nei confronti delle istituzioni. Ecco che va detto che il nostro articolo 27 ha sicuramente una portata retributiva, ma ha anche una portata preventiva di due caratteri. Si chiamano general preventiva perché vorrebbe significare che la pena prospettata, in termini si dice edittali, in termini teorici, dovrebbe avere una funzione dissuasiva nei confronti di tutti. Tutti non commettono, non è bellissimo, tutti non commettono il reato, il comportamento illecito, perché hanno paura della pena. Oppure c'è una funzione special preventiva, cioè il soggetto come persona portato a delinquere eviterebbe quel comportamento delittuoso perché lui in quanto persona avrebbe paura o timore o si allontanerebbe dal comportamento per evitarsi il carcere. Ecco che a fronte di tutta questa polifunzionalità della pena non c'è dubbio che la più nobile è quella della rieducazione. Articolo 27, terzo comma della Costituzione.